Allora, voi sapete come andare dall'altra parte? Hai sconfitto il brio e liberato tuo fratello, amico. Eh già. Roba da sballo. Bella. Turismo fatto persona, cavolo. E questo mi dà maggior libertà di movimento per portare le mie merci agli abitanti della discarica. Ah beh, certo. Però non mi hai detto quello che mi serviva sapere. Era talmente stupida la cosa che non ci ho fatto veramente caso. Dobbiamo andare da questa parte. E per fortuna abbiamo il melmoso. Allora, aspetta. Dobbiamo fare un attimo attenzione, perché sai, ci sali qui, perfetto. Bravo. Ecco qua. Ma non sta neanche scivolando, ci sta proprio con le ditina così che neanche si muovono. Però vabbè, dettagli quelli, no? Ecco qua. Mi fa molto ridere questa animazione così sbagliata. Ah, calmo. Oh, oh, il frutto, che culo, grazie. Ecco qua. Il bello che dovrebbe fare davvero così con le dita, tipo che si muove. Il problema è che non lo sta facendo. E tutto quello che sembra che sta facendo ciao ciao con la manina così. Ah, crash, aspetta. Bravo, ecco qua. No, crash. No, che palle. Grazie. E di nuovo, maledizione. Allora, aspetta. Perfetto, così il danno da acido l'abbiamo evitato. No, sali di qua, bravo. Bravo, melmoso. Allora, aspetta. C'è qualcosa qua sopra? No, perfetto. Andiamo, allora. Ecco qua. Bello là. Il monte tenebroso in bassa qualità. Va bene, quelli sono dettagli, però. È giusto, livelliamo, anche se di poco, il melmoso, che mi sa che... mi sa che, purtroppo, utilizzeremo poco al di fuori di quest'area, secondo me. Sai di cosa abbiamo bisogno? A parte andare a prendere quella bambola. Abbiamo bisogno di quello che spara. Ho sentito... rumori... Allora, intanto... Oh, calmo. Calmo. Quanti danni prendi? Allora. No? Non vai più di così? Ecco qua, vabbè, intanto. Ok, senza neanche averlo voluto. Abbiamo già sbloccato uno dei passaggi. Ecco qua. No! Crash, Crash, che fa? È stupido. Eh beh, Crash, effettivamente, anche io. Di cosa mi lamento? Prendiamo la bambolina. Crash, vai a casa tua sull'isola Bumpa per andare a vedere la concept art. Sì, guarda, subito. Se solo... intanto... vedessi cosa c'è da queste parti... lo farei anche più volentieri andare a casa, guarda. Ecco qua, a posto. Senza neanche averlo fatto apposta, perché io stavo cercando di andare a prendere la bambola e basta. Quindi, 2 per 1 all'Eurospin oggi. Allora, calmo. Ecco qua, e via. Proseguiamo. Andiamo anche sottoterra, che tanto andiamo veloci lo stesso, quindi. Anzi. Oh. No. Ci ho sperato di fare... un triplo colpo dal basso verso l'alto. Io intanto c'è... ah, ma il vento davvero ci sta spingendo in avanti. Peccato, non si passa. Probabilmente ci sarà un nuovo mutante qui che guarda caso riuscirà a passare. Ecco qua. Il melmoso dobbiamo tenerlo, quindi cerchiamo di prendere meno danni possibili, per favore, gioco. Allora, ecco qua. Che dobbiamo livellarlo, perché secondo me lui è buono. Secondo me il melmoso è uno dei migliori a livello sia di danno sia in questo momento di difesa. Ecco qua. No, cavolo. È colpa mia. Totalmente colpa mia. Perché ci abbiamo il vento contro.
È palese che non dovevamo andare da questo lato, mi sa. Esatto. A meno che... Ecco qua, devi usare il peso del mutante per poter saltare oltre il vento. Ma sono delle palle mummificate. Siete proprio dei coglioni. Oh no, letteral... Minchia, che volo che si è fatto. Non so se avete visto, ma... Porca miseria, si è fatto un volo. E la torcia è caduta adesso, Non so se sia un'animazione unica o cosa, ma è stato molto divertente vederlo volare via. È stato davvero molto divertente. In ogni caso... Ah, ok, questi non sono buchi dove cadere, letteralmente. Ecco qua. Grazie. E via. Io intanto proseguo col melmoso, poi se sarà utile o meno lo scopriremo tra probabilmente molto poco. Dopo che saremo entrati qui, secondo me lo scopriamo. Probabile che qua troviamo il fantasma. Probabile che qua troviamo già il fantasma. E via, entriamo nella bocca del fantasmone gigante. Ma dai, ma è Trombine Pompadour questo! Finalmente risponde! Era ora! Ho di meglio da fare io! Grazie per avermelo chiesto, mi sento bene. Tutta questa malvagità mi si addice. Come va la nostra piccola fonte? Ma dai, ma è una mucca! Cortex, miserabile traditore, avrò la mia vendetta! Che meraviglia! Ha un aspetto magnifico! Prosperoso, direi! Non sai quanto mi ero stufato di quel tizio! Mi pareva di aver sposato mia madre! Non che io abbia mai pensato una cosa del genere, Rubare la mia aura per alimentare gli NV è stato un atto ignobile! Smettila di ingozzarmi di torta! Oh, quello! È solo una crudeltà gratuita! Dopo questa, non riuscirei più a mangiarne una! Prova a pensarci! Una vita intera senza torte! Tu, mostro! Devo parlare un momento ai miei servi, scusa! Ascoltatemi, Grimly! Crash Bandicoot sta per arrivare! Vediamo di non fare sciocchezze! Trovatelo e distruggetelo! Distruggetelo, capito? Niente trappole mortali o altre sciocchezze! Fate il vostro lavoro! Picchiatelo! Oh, 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 questo è preoccupante! Ma dai! Un po'. Il piccolo Uka laggiù sembra affamato! Ma che schifo, è sporco! Mi vendicherò per questo, Cortex! Sì, sì, vendetta! Non sono io quello attaccato alla mungitrice, piccolo... mozzarellino! Mozzarellino! Mozzarellino, ma perché? Perché? Ok, vai al Monte Grimly! E facciamo un salvataggio! Salva Uka Uka! Un messaggio che probabilmente non vedremo mai più in nessun altro gioco di Crash. Ed eccoli là i pipistrelloni cattivoni. Quanto non mi siete mancati, devo essere onesto. Però il loro aspetto è molto più cattivo rispetto al primo gioco, Fanno sempre male gratuito. Sì, ti piacerebbe, cretino. Ecco qua, un bel po' di combo fatte. Vediamo, ah cavolo, volevo vedere se aveva l'attacco caricato. Madonna mia, roba da incubo questa. Attento alle spalle. Allora, fa ancora l'attacco volante, il che... Ecco qua, e ancora quelle combo di merda. Ancora la combo terribile. Ma si è addormentato? Ho sentito qualcuno russare. Mm.
Via. Maledetti. Ecco qua. Via anche tu. Il tirapugni. Ah, vaffanculo. Ecco qua, aspetta. Ah, ancora può muoversi mentre si para. Vabbè, alcune abilità l'hanno mantenute. Però veramente... Il pipistrello a livello di combat system è il peggiore in assoluto. È il peggiore il pipistrello a livello di combattimento. Perché quadrato, triangolo e di nuovo quadrato. Sì, non è una combinazione difficile, ma nel mentre che sei durante una battaglia non ci vai a pensare a fare la combinazione. Dai, che cavolo. Allora, di qua si può scendere a piedi. Però prima vedrei cosa c'è anche da questa parte. Tipo, oh no! Volevo dare... Oh, che culo, che culo. Stavo giusto dicendo, volevo darla a lui. Nel mentre che l'ho detto, l'ho switchato e quindi è rimasta. Allora, proviamo anche se... Ok, ok, allora. Purtroppo mi tocca... Scusami. Non dirmi che mi serve quello di ghiaccio per questo. È probabile, però. Tanto ormai il counter l'abbiamo perso, voglio il frutto dorato. Il resto non me ne frega niente. Allora, è dritto da questa parte. Preso. Me ne frega niente, non me ne frega niente. Così non ho dovuto neanche sacrificare né uno né l'altro. Questo è il modo giusto di sfruttare le abilità. Peccato che ora devo davvero sacrificarne comunque uno, però. E credo sacrificherò proprio lui, perché il melmoso, mi spiace dirlo, ma è superiore. Ma dai, nonostante... Guarda, stavo per fare una battuta infelicissima. Nonostante l'avessi menato, è rimasto con noi. È meglio che non ho detto nulla. Tanto dicevo, in questa zona di sicuro lo troviamo di nuovo. No, abbiamo già trovato il fantasma. Ti prego, fammelo vedere. Sai che se gli tira un calcio nelle balle per davvero rido. Bella però la scena. Ma stai buono. Vieni qua. Pezzo di... Cretino del cazzo, vieni qua. Non so che cosa abbia detto lui, ma... Ah, lui può schivare. La tua barra speciale si esaurisce mentre questo effetto è attivo, quindi usalo oculatamente. Non ho capito niente di quello che ha detto. Però è velocissimo. Lo amo. Lo amo di già, è bellissimo. È velocissimo, lo amo. Allora, aspetta. Non ho capito la sua abilità. Allora, lui si sposta in cerchio. Se usa il triangolo, carica il pugno. E poi può rilasciarlo. Ma se lo tieni premuto... Non ho capito che cosa faccia. Però vabbè, guarda. Va bene, non importa. Più che altro non ho capito cosa intendeva con... Ah, rallenta il tempo! È bellissimo! Ma è il mio preferito in assoluto lui ora! Cazzo, già è veloce. Allora, no, calmo. Allora, 3, 2, 1. E niente, dovevo fare un po' più in fretta. Calmo. Eccoci qua, a posto. No, lui è bellissimo. Via. Ah, cretini.
Madonna mia. Vieni qua e via. No, cosa mi ha tolto la barra? Chi mi ha colpito? Vabbè, sti cazzi, tanto... Fa anche l'attacco volante. Vieni qua. Madonna mia. Con questo facciamo... Ah, forse mi hanno colpito loro. Ok, credo di aver capito. Credo di aver capito come sfruttarlo per bene lui. Allora, 3, 2, 1, facciamone apparire un'altra. Attenzione e via. Cerca di rallentare il tempo. Zitto. Quelle rocce. Zitto. Dai. Ecco. Che poi è utile per molte cose rallentare il tempo. Tipo, se c'è di nuovo quello che gira mentre tu cammini, puoi rallentare il giro. È molto utile. No, no. Fantastico lui. Lui è il preferito in assoluto. Sai che per un attimo pensavo che la luce ci avrebbe tipo fatto danno o qualcosa del simile. Fantastico lui. Avanziamo. No, pezzo di merda. Non mi sparerai addosso. Ecco qua. Dammi le sfere che devo livellare il maialozzo. Ecco qua. Mamma mia. Potenziamento della forza. Tanto tanto buono questo. Allora, visto che abbiamo appunto una roba simile, sfruttiamola per bene e prendiamoci tutti i potenziamenti che ci servono. Allora, ovviamente qui 3, 2, 1. Via. Calmo. Vai, 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 vai. No, madonna. Pensavo che mi avrebbe preso per la coda. Ok, qua non ci serve. La teniamo per dopo. No, pezzo di merda. Non fare ste pazzie. Potenziamento dell'attacco speciale. E l'attacco speciale si intende il fermare il tempo o il triangolo. In ogni caso. No, di nuovo il pipistrello merdoso. No, non mi sparare, non mi sparare. Prendi, prendi, prendi. 107 di moltiplicatore. No, pensavo di avere il melmoso, che stupido. Ecco qua. Muori. Stupido cretino. Questo è per il mio moltiplicatore. Vabbè che ci vuole un attimo a recuperarlo, però. Prendiamo le scarpine. Ecco qua. Più veloci sia. Ma perché è stata una stupidata mia questa? Questa è stata veramente una mia stupidata. Allora, vediamo se... Allora, credo di dover passare... Esatto, quando cadono questi pezzi. Il problema è che sono molto lenti. E questo ha le spine, quindi... Di nuovo! Ecco qua, a posto. Vai, 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 vai. Ce la possiamo fare? A posto, uff. Che culo. Che culo. Bella sta cosa. Questa è stata una bella sezione. Allora, aspetta un attimo. No... Devo sacrificare qualcuno in cambio di quello psichico. No, non mi va. Allora, di sicuro ne troviamo altri di questo fantasma in questa zona. La stessa roba del pipistrello. Ma sai che in realtà o tipo te lo devi portare apposta qui? Perché mi sembra troppo messo per bene questa zona e lui non ne abbiamo visti. Anzi, l'abbiamo visto... Post combattimento col maialone. Ma una volta che prendi il fantasma o il pipistrello, uno dei due l'ha lasciato giù di sicuro. Quindi o più avanti ne troviamo uno. Vieni qua. Dicevo, o più avanti. E niente, quando sparano
sei troppo soggetto ai loro colpi. Hanno mira praticamente sicura. Vieni qua tu. Vieni qua. Non ho capito se potenziarci il pugno serve a qualcosa o no. Cioè, nel senso, ci serve con gli attacchi normali. Io in ogni caso continuo a credere che sia così. E ogni tanto schiaccerò triangolo in cambio di potenziamento. Ecco qua. Allora, prima di salire, fammi vedere esatto se c'è qualcosa in questa zona. Grazie. Allora, qui non c'è nient'altro. Avanziamo. Sai cosa più che altro? È un pelo scomoda l'abilità. È un pelo scomoda l'abilità di schivata. Però, vabbè. Oh, calmo. Piano. Non fare mosse troppo azzardate. Allora, 3, 2, 1. Tirati su. Ecco qua. Aspettiamo adesso che si riabbassa. No, ce la facciamo. Calmo. Che non vedo più che altro. Aspettiamo che si rialza, vai. Ecco qua. Questo lo andiamo a prendere. Questo ce la facciamo. Non ce l'abbiamo fatta. Per l'avidità. Per l'avidità dell'amaro denaro. Vabbè. No, vabbè, qua è scivolato lui. Qua è scivolato lui e punto e fine. Ecco qua. Vabbè, non importa. Ce l'abbiamo fatta. L'importante è quello. Dammi un po' di punti, calmo. Ecco qui, dammi la frutta e... Forse dovrei menare qualcuno e poi venire qui. Vabbè, sti cazzi. Dammi tutto quello che hai e ne riparliamo poi. Intanto vado anche a salvare, che non si sa mai. Anche perché qui bisogna arrampicarsi e non mi va di perdere né uno né l'altro al momento. Quindi credo che questa sia la combinazione di mutanti migliori: melmoso e fantasma. Fantasma aumenta i pugni in faccia. Il maiale si nasconde ed è veloce quando lo fa, quindi... Allora, 3, 2, 1. Vai, gira ancora un po'. Ancora un pochino. Bravo, e via. Disattivati. No, vabbè, il fantasma con lo zaguardo. Tanta roba, veramente. Cambialo, switchalo subito. Ecco qua, così diamo un po' di punti anche a lui, che un po' a tutti fa sempre bene. Ecco qua, 3, 2, 1, vai. Ecco qua, vediamo. Madonna mia, è strabello. Ha detto sono un disgraziato. Non mi va di perderlo, probabilmente c'è su una bambola. Di sicuro c'è una bambola. Ma non mi va di perderlo. Oh, no, no, no. Ma pezzo di merda, che distanza hai fatto? Sì, vabbè, ti piacerebbe. Ecco qua. No, il per due. Dammelo. Ecco qua, vai. Ecco fatto. Calmo, disattivati. Che non voglio finire che finisce l'effetto mentre siamo sulla ruota. Ma di sicuro su quel muro c'è qualcosa. Ma non mi va al momento di perdere il fantasma. Non mi va. Magari dopo di sicuro, però ora no. Ecco fatto. Ora ci serve. E la madonna che viola. E andiamo. Non si vede... Una leppa, pezzo di stronzo. Una sezione fatta apposta questa. Vai piano, perché scivoli da solo? Allora. Ma va velocissimo, scivola ogni passo che fa. Usiamo l'altro, magari ce la facciamo. O magari dobbiamo per forza dire addio a uno dei due. Il problema è che la cosa
non mi va. Quindi, anche a furia di fare questo pezzo più del dovuto, col cavolo che dico addio a uno dei miei. Ecco fatto, pezzi di merda. Allora, fammi vedere cosa c'è in questa zona. Per trovare l'uscita, Crash. Stai zitto, stai zitto. Allora, seguo Laura per trovare l'uscita. Cambiamo. Non vedo. Ecco fatto. Ecco qua. No, è che palle. Ora. No, è che palle. Ecco fatto. Curtino del cazzo. Te la spacco io la difesa. Ti prendo a schiaffi da vita. Ecco fatto. Dicevo, credo di aver preso forse la zona migliore qua, eh. Ah, ok, perfetto, posso proseguire. Peccato che veramente non si vede nulla. Boh, saremo passati dalla parte giusta? Non lo so. In ogni caso, guarda, lo sapevo che avremmo trovato una sezione del genere e che il potere... Vai però, salta. Arrampicati, bravissimo. Dicevo, e che il potere di fermare il tempo... No! Vabbè, tanto avevamo comunque pochi punti. Dicevo che il potere di fermare il tempo sarebbe stato utile. Mi fa molto ridere la cosa. Ora. Vieni qua. Corrotino di merda. Ora. A me fa tanto ridere il fatto che ci scambiamo i pugni proprio come in una rissa di quelle schifosamente babbane. Ecco qua. E via. Sì, ti piacerebbe. Ecco qua. Proprio di quelle cafone proprio terribili. Tra l'altro 666, non vorrei. Non vorrei, No, pezzo di merda col tuo laser. No, e che cazzo anche tu però, Allora, vabbè, tanto a sto giro il counter l'abbiamo perso a prescindere, quindi voglio dire, prendiamo a pugni sti minion brutti a forma di testicoli. Che palle. Cretino, ti devasto l'esistenza. Ehi, centrale elettrica, tua madre è una centrale elettrica. Allora, 3, 2, 1. Ecco qua. Spero più che altro che abbiamo il tempo giusto per poter fare questo pezzo. Ma sì, di sicuro ce l'abbiamo. No! E sei un cretino però, devi saltare. No, non farmela rifare da capo, ti prego. No. Ah, ok, perfetto, ce l'ha fatto passare. A gratis. E via. Troveremo Uka Uka qua dentro? Sì, è probabilmente una boss fight. Andiamo a salvare Uka Uka. Mentre lì c'è un minion brutto a forma di testicolo. Quello... quello tentacolare! Da quanto che non lo vedevamo? È dall'altro gioco, in pratica. Ottimo! Oggi quei raccogli aura per liberare mio fratello. Seguo. Senti, avrai bisogno di cresciare un titano per farmi ma va fuori. No, calmo. Ecco qua. Col melmoso la si fa easy questa parte. Cretino. Mi spiace però. E via. Col cavolo che lasciamo giù il melmoso. Ecco qua. Ah, c'hai ancora il potere di bloccare la gente tu. E allora aspetta, questa purtroppo è una fase divisa in quattro. Allora aspetta un attimo. Non ho ben compreso come dobbiamo fare a distruggerlo.
O meglio, credo di aver capito. Credo di aver capito cosa dobbiamo fare. Eh sì. Ah, ma lo posso tenere. Ah, beh, allora è una cagata. Allora è una cagata, non è come... come posso dire? Quando abbiamo combattuto Uka Uka nell'altro gioco che devi farlo a turni. O come quando abbiamo combattuto Nina, che vabbè. Lei è stato molto semplice come boss fight. Devo essere sincero. Peggio Uka Uka. Se non lo perdiamo ogni volta è una cavolata. Via. Ecco fatto. Se possiamo bloccare i movimenti dei nemici, la facciamo easy. Tra l'altro mi chiedo se lui sia potenziabile. Cioè, nel senso, allora, in teoria sì, però non so quante altre volte lo troveremo lui. Ecco fatto. E via, ne manca solo una. Aspettiamo che la barra si carica. Però non sta arrivando nessuno, quindi... Dai, rompiti, rompiti, rompiti. No, oh, fantastico, yes. Mancava tanto così alla fine. Ma ancora sta cosa alla... Finalmente. Alla South Park. Se le mammelle mi farebbero malissimo. Fratello mio, cosa ti hanno fatto? Quel traditore di Cortex ha rubato il mio potere. Ha prosciugato la mia aura cattiva per metterla negli NV che ha spedito in tutto il mondo. In tutto il mondo? Devo ammettere che quel verme schifoso ha avuto una buona idea per una volta. Non pensavo che il suo piano avrebbe previsto la mia... Mungitura? Sì, mungitura! Bello ridere in faccia alla maschera del male, eh? Distruggerò Cortex per questo. E voi due sarete... Mi aiuterete! ...della mia vendetta. E perché aiutarti? Sei un cretino! Ricordi il compleanno di mamma? Le hai mandato dei calzini! Chi mai regalerebbe dei calzini a una maschera magica senza piedi? Vi aiuterete perché una volta recuperato il mio potere, vi dirò come raggiungere il covo di Cortex e distruggere finalmente i suoi NV! D'accordo! Va bene, ti ridaremo i tuoi poteri. Dici cosa dobbiamo fare. Le ossa voodoo della mia maschera sono state rubate e date ai peggiori mutanti dell'isola. Riprendetele! Vendicatemi! No, ti prego. Userò il mio potere per farvi muovere in fretta. Grazie! Non come dei deficienti a piedi. E già che ci siete, pulitemi la faccia dalla torta. Lo lecca? Ah, no, strano. Porca te... Meno male... Ti prego. Meno male che c'è lo spostamento rapido. Raccogli le ossa di Uka Uka. Ok, un attimo. Dobbiamo andare in tre posti diversi. Il ghiaccio, la sabbia e la nostra isola. Sì, ok, ho capito. Fammelo fare, magari. Userò il mio potere, non come dei coglioni che devono camminare. Beh, se mi posso tenere lui per un po', sono comunque contento, dai. Avrei preferito il fantasma, però vabbè. Finché dura, dura.